Ho letto alcune polemiche contro di me dell'ex sindaco di Possagno, me ne dispiace perché quello che io ho fatto si vede. Lui dice: ma si deve dire noi abbiamo fatto. Beh, posso dire noi, nel senso che c'era un consiglio di amministrazione, ma non saprei dire chi altri, oltre a me e noi, ai consiglieri che io ho voluto, agli studiosi, Francesco Leone, Fabrizio Magani, Tommaso Ferrura e altri bravissimi. Grandesso, tutte persone che hanno lavorato con me, ma il consiglio dell'amministrazione in senso stretto non saprei dire che noi meriti, persone sicuramente buone e gentili. Comunque, sia chiaro che mi dispiace per quello che potrà accadere e che spero non accada. Intanto io continuo a parlare di Canova e ne parlerò a Milano e a Roma, ne parlerò in spettacoli con le opere anche sconosciute che io ho trovato nel corso degli anni, marmi e gessi, contribuendo con ciò anche a rendere più ampia la conoscenza della potenza creativa di Canova. Ne parlerò al Teatro Manzoni, lo farò con l'impegno di altri spettacoli che ho fatto in quel bellissimo teatro, quindi vi aspetto e poi vi dirò quando vi aspetto a Roma, 8, 9 e 10 di marzo. Ma intanto venite a Milano, Canova, il grandissimo scultore, l'ultimo grande scultore universale che l'Italia abbia avuto. Vi aspetto al Teatro Manzoni.